Buongiorno a tutti, volevo, inizialmente volevo ringraziare a Ilaria Mazzini per avermi invitato, invitata a questo incontro col motivo no, della giornata delle donne e delle ragazze nella scienza. Allora, la mia presentazione l'ha intitolata Il mio viaggio nel mondo vegetale dalle proteine alla valorizzazione delle biomasse legnose di scarto, non solo perché il mio lavoro, insomma, per il 90% ho fatto ricerca... Nel nell'ambito vegetale, ma anche perché volevo introdurre la parola viaggio. No? La parola viaggio perché si adisce molto bene a quello che è un percorso di vita, un percorso professionale, o anche perché ci stanno i viaggi fisici, no? come quello che mi ha portato dall'Espagna in Italia. E in questa presentazione sarà un po' diversa dalle precedenti, perché quello che farò sarà, sì, parla, parlerò un po' della ricerca no? che ho fatto nelle diverse tappe, ma mh, parlerò anche di come, iniziato, come ho iniziato nel mondo della ricerca e delle scelte che ho fatto nei diversi passaggi. Allora, eh, comincio dall'inizio, io mi sono laureata in biochimica nella di, di Zaragoza e lì quando mi sono laureata io non esisteva quello che è la tesi di laurea, o la tesi magistrale ora e per cui uno usciva dall'università e l'unica esperienza che aveva avuto in un laboratorio vero era per l'esercitazione delle diverse materie ma io ho avuto la fortuna di avere una borsa di collaborazione dell'università per fare ricerca con un gruppo del dipartimento di biochimica mentre facevo l'ultimo corso di studi questo è stato un po un caso, devo dire, come vedrete nella mia presentazione, ci sono stati momenti nella mia vita che sono successi un po', le cose so, sono successe un po' per caso, per fortuna, destino, perché ero nel momento giusto, nel posto giusto, potete chiamarlo come volete. Allora io al quarto anno di università ero andata alla facoltà a vedere il voto di uno dei miei esami e in quel preciso momento iniziava una riunione per parlarci di queste borse di collaborazione, di come fare domanda, con che gruppi potevamo fare ricerca. E mi è piaciuto quello che ho sentito, ho fatto domanda e me l'hanno concesa. Poi durante l'ultimo anno di università ho fatto anche domanda per avere una borsa Erasmus, ma era un Erasmus da fare dopo la laurea, pure di un periodo no, di, di ricerca che ho fatto al Dipartimento di Biochimica di, dell'Università La Sapienza nel 1999. E Che dire, insomma, sono stata benissimo, mi è piaciuto tanto e a giudicare da dove sono ora e dove vivo, dove lavoro, insomma, mi è cambiato, posso dire che l'Erasmus mi ha cambiato la vita come fa con tante persone. Poi comunque, dopo l'Erasmus, sono tornata a Zaragoza a fare il dottorato. Ho fatto il dottorato e ho messo, la tesi, ho messo il titolo in spagnolo perché comunque si capisce abbastanza bene, se fosse stato tedesco sicuramente lo avrei tradotto comunque. Analisi strutturale e funzionali delle interazioni che portano a reazioni efficienti di trasferimento di elettroni tra flavoproteine. Queste flavoproteine erano, sono quelle che funzionano nella catena di trasporto degli elettroni fotosintetiche. Eh, fotosintetica è la ferredossina NADP reduttasi alla fine della catena che riduce l'NADP NADPH e poi la flavodossina, la flavodossina è una proteina che può sostituire alla ferredossina in alcune zianobatterie che crescono in condizioni di deficienza di ferro visto che la ferredossina comunque ha un cofattore un gruppo prostetico mh, che è un nemo che insomma che mh, che contiene il ferro, per cui se non c'è il ferro, queste siano batterie la sostituiscono con la flavodossina, che prende gli elettroni dal fotosistema 1 e li trasferisce alla FNR. Allora, qua c'è la struttura della flavodossina che, in cui ho evidenziato alcuni residui aminoacidici con, e la cui funzione ho provato, diciamo a. Scoprire durante la mia tesi dottorale, poi pure ho evidenziato il cofattore LFMN, flavimononucleotido, che è quello che effettivamente prende gli elettroni dal fotosistema 1 e li trasferisce alla FNR. Gli obiettivi erano studiare il processo di interazione tra la FNR e la flavodossina e tra la flavodossina e il fotosistema 1 e studiare la modulazione delle proprietà del cofattore FMN all'interno della flavodossina, cioè determinare i potenziali di ossido riduzione infatti per fare per raggiungere gli obiettivi quello che ha, abbiamo fatto inizialmente la montagenesi sito specifica per e sostituire per altri alcuni, alcuni residui aminoacidici che pensavamo che potevano avere un ruolo importante nei processi che ho descritto prima. Poi si faceva l'espressione recombinante di queste proteine nel cerichiacoli e si purificava la proteina per lavorare in vitro e fare diversi tipi di saggi dalle per... per mh, per determinare le cinetiche, le cinetiche classiche tipo Michaelis Menten, dalle cinetiche rapide, determinazione delle costanti di dissociazione della flavodossina con la FNR, la flavodossina con il fotosistema 1, eccetera. Ho fatto praticamente tutto all'Università di Zaragoza, ma anche ho fatto dei diversi soggiorni di ricerca, per uno all'anno durante i quattro anni di dottorato. Per permettermi insomma, comunque di conoscere altre metodologie sono stata allora all'University College di Dublino, alla Università di Arizona, alla Università di Siviglia e alla Università des Arlandes in Germania. Quando ho, finito, eh, quando ho finito il dottorato mi hanno concesso il premio straordinario di dottorato dall'Università di, di Zaragoza. E quando ho finito il dottorato comunque sapevo che dovevo andare via dall'università praticamente in Spagna c'è stata tipo, una legge, una norma, comunque se, devi, se vuoi fare un concorso per l'università devi provare che negli due anni precedenti sei stata svincolata da quella università, per cui, eh, praticamente tutti quelli che hanno finito il dottorato con me sono andati in Germania negli States, in Regno Unito io comunque avevo un bel ricordo dell'Italia per cui comunque continuavo a cercare anche, cioè l'Italia era tra i paesi dove io cercavo delle opportunità per il periodo post-dottorale poi c'avevo pure eh, una cosa chiara è che volevo cambiare un po' cioè volevo lasciare un po' la ricerca in vitro per fare qualcosa in vivo a livello pianta o a livello alga. Allora, ehm, allora, cercando in questi posti, in si, questi siti, tipo per esempio Nature Jobs o altri siti di cui ora non mi ricordo, comunque sono andata a finire, ho trovato questi, questo progetto, questo progetto europeo, ecological and physiological functions of biogenic isoprenoids and their impact on the environment, che è stato... Da poco finanziato e che era coordinato dal dottor Francesco Loreto dell'IVA, dell'Istituto di Biologia Agroambientale Auro e Forestale. E siccome la tematica insomma, mi sembrava interessante, ho fatto domanda. Per un, perché stavano cercando delle persone per coprire dei posti Marie Curie, no? il Real Stage Researcher, eh, Experience Researcher. Per cui insomma ho fatto domanda, ho fatto il colloquio e eh, mi hanno preso. Mi hanno preso a me e anche un'altra collega, Cengele Barta, che veniva dall'Ungheria. E nel gruppo di lavoro comunque c'erano pure Federico Brilli e Silvano Fares come, come dottorandi. Allora, grazie a questo progetto mi sono introdotta nel mondo dei composti organici volatili, che sono un gruppo molto eterogeneo, una vasta gamma di molecole chimiche emesse dalla vegetazione. Sono diciamo, la maniera che hanno le piante di eh, comunicare con l'ambiente e di reagire a, ai cambiamenti e eh, allora, scoprire, diciamo, eh, questo linguaggio. Eh, non solo è importante per cioè, aumentare la conoscenza no? nell'ambito vegetale, ma anche per poter mettere a punto delle strategie di difesa delle piante di fronte all'adversità e che comunque siano basate in questi or composti organici volatili che hanno un carattere difensivo. Qua vedete una serie di molecole. Ehm, come ho detto è un gruppo molto eterogeneo, sa il tipo il metanolo che proviene dalla rottura delle pareti cellulari, l'etilene che è un ormone vegetale. Io mi sono focalizzata sugli isoprenoidi, che sono il, cioè, il, il gruppo più abbondante che viene emesso dalla vegetazione, anche se non tutte le piante lo emettono. E gli isoprenoidi sono composti, diciamo, sono formati da blocchi di 5 atomi di carbonio. allora L'isoprene è il, il soprenoide più corto perché sta formato da un blocco di 5 atomi di carbonio. Poi ci stanno i monoterpeni formati da due da blocchi di 5 atomi di carbonio e sesquiterpeni formati da tre blocchi di 5 atomi di carbonio. Questi sono gli isoprenoidi volatili. Poi comunque la catena può allungarsi fino ad arrivare ai carotenoidi che ci hanno. 40 atomi di carbonio. Allora, quali erano gli obiettivi? Gli obiettivi principali principali erano approfondire la conoscenza sui fattori esterni che controllano e regolano l'emissione di soprenoidi. Dico approfondire perché comunque si sapeva che i fattori principali che regolano l'emissione di questi composti sono la luce e la temperatura, la luce, perché i precursori. De, degli isoprenoidi sono collegati direttamente con, il CO2 assim, con la CO2 assimilata dalla fotosintesi e la temperatura perché l'attività degli enzimi che portano alla sintesi di questi composti tipo isoprene sintasa o monoterpene sintasi e diciamo la, eh, dipende direttamente dalla temperatura. Poi volevamo trovare dei collegamenti tra la produzione di isoprenoidi e la sintesi di altre molecole difensive della pianta e studiare i meccanismi per i quali l'emissione di isoprene ha un effetto protettivo per le piante di fronte agli stress ambientali. Per questo abbiamo sottomesso le piante e la vegetazione a diversi stress ambientali collegati con il cambiamento climatico e l'abbiamo fatto a diverse scale. Abbiamo fatto in campo, soprattutto mh, per studiare gli effetti della siccità e del warming, con queste strutture che si possono coprire per evitare che l'acqua di pioggia arrivi al terreno o, mh, se si coprono la notte, per fare che le piante abbiano un effetto di riscaldamento. Diciamo. Poi in serra, dove abbiamo sottomesso le piante pure a siccità, anche questa siccità di solito era, molto, era più severa e più controllata che quella che si poteva esercitare in campo, o abbiamo studiato anche l'effetto degli ammendanti eh, sull'emissione di questi composti. In laboratorio si, facevano, eh, si studiavano e stress che erano più acuti ma più brevi nel tempo per esempio se insomma mettevano le piante a alta temperatura tipo pure 45 gradi per qualche ora o Gunding eh, che vabbè, il, la ferita da taglio si tagliava una foglia per simulare l'attacco di un erbivoro quando si facevano queste esploramenti in laboratorio mh, diciamo i composti organici volatili venivano analizzati in tempo reale a, Usando il Proton Transfer Reaction spettrometro di massa, ma quando si fa in, in campo, quello che di solito si faceva è che gli isoprenoidi venivano intrappolati in trappole, che poi venivano analizzati nel cromatografo, eh, il gas cromatografo e spettrometro di massa. Allora, quando eh, stavo per finire, diciamo, l'ultimo periodo in cui stavo per finire la Marie Curie che non ho detto che con, in realtà con la borsa Marie Curie mi hanno fatto un contratto a tempo determinato quando stavo per finire si iniziava a parlare delle stabilizzazioni con il decreto Brunetta e qua devo ringraziare Francesco Loretto e anche il professor Giuseppe Scarascia Mugnozza che era il direttore dell'IVA fa l'ora perché sicuramente grazie a loro i contratti sono stati rinnovati fino alla stabilizzazione. Comunque, eh, vabbè, qua ho messo un po' di foto mie in quel periodo lì perché a parte tra un rinnovo e un altro, comunque sono stati diversi laboratori europei che facevano parte della, del network europeo del progetto no, con cui ho fatto il, il postdoc qua eh, sono stata al centro di ricerca di ecologia e applicazioni forestali a Barcellona e sono stata anche al eh, Max Institute for Chemical Ecology. E finalmente è arrivata la stabilizzazione. Mi ricorderò sempre perché è stato il 16 febbraio 2009, tre giorni dopo che ho partorito mia figlia. In Spagna si dice che, no, che i figli arrivano con un pane sotto il braccio, e perché, vabbè, perché prima ovviamente i bambini magari li potevi mettere a lavorare presto e portavano i soldi a casa. A me non mi ha portato il pane, ma mi ha portato un contratto. dire che mi è andata abbastanza bene. Anche lei è nata prematura, perché sicuramente doveva nascere pure prima del contratto. niente Quando sono tornata dopo la maternità eh, ho continuato a lavorare un po' no? sui composti organici volatili, ma... E ho iniziato anche un'altra linea di ricerca grazie alla collaborazione di una collega spagnola, Maria Angeles Bustamante Muñoz che avevo conosciuto durante un, soggiorno suo, un suo soggiorno di ricerca all'IVAF. Lei è esperta in compost e in abbiamo deciso di unire le forze per tentare di migliorare i suoli poveri in materia organica attraverso l'uso di ammendanti organici e attraverso l'uso anche di piante, di piante resistenti che comunque potessero crescere in questi suoli e che attraverso gli essudati de, delle radici no, e l'ambiente ristosferico potessero stimolare la comunità microbica. No? Alla fine è, sono, sono i batteri che degradano la materia organica e la rendono disponibile. E per la, parte tutta, per la parte microbiologica comunque abbiamo collaborato con due colleghe dell'IRSA che sono Anna Barra Caracciolo e Paola Grenni. Questa tematica diciamo, eh, si è evoluta e attualmente con altri colleghi dell'IRE siamo coinvolti in un progetto che è stato finanziato, finanziato dalla Regione Lazio. E che è coordinato dall'Università della Tuscia, eh, valorizzazione del biochar prodotto dal recupero di materiali legnosi e di scarto derivanti dalle da filiere del Lazio. Il biochar è un sottoprodotto a eh, dalla pirolisi appunto di materiali legnosi e è un sottoprodotto da, dalla produzione del SINGAS. E nel gruppo di ricerca dell'IDET eh, come potete vedere siamo maggioranza di, di donne e, e sto collaborando con Laura Passatore, Massimo Zacchini, Serena Carloni, Eleonora Peruzzi, Fabrizio Pietrini e Valentina Mazzurco Militana. L'obiettivo nell'ambito dell'economia circolare di cui Camilla Braguglia ci ha parlato benissimo è e sperimentare la produzione del biochar da materiali di scarto locali, vuol dire eh, in particolare il nocciolo dalla tuscia e l'ulivo da, dalla Sabina e la sua applicazione come ammendante da solo insieme a compost su suoli poveri in materia organica o da solo insieme a una miscela di bioattivatori su suoli inquinati. La prima parte si farà in campo in una cooperativa sociale vicino a Montelibretti e la seconda in, la faremo eh, in messa cosmi in serra. Allora, eh, sì, nel frattempo comunque volevo dire, no, è arrivata no, nel 2009, è nata mia prima figlia, nel 2015 siamo andati a prendere mia seconda figlia. Luglio 2015 siamo andati in Cina. E, e direte: Vabbè, con la prima figlia no, che hai raccontato la storia del pane sotto il braccio, che è successo con la seconda. Cioè, la seconda non è che ho firmato un altro contratto, ma comunque mi ha portato sicuramente anche diverse novità. Non solo il fatto vabbè, di andare in Cina adottare che, mh, qualcosa, non so, anche si vorrebbe un'altra presentazione a parte, se no, oppure qualcosa che c'entra con la scienza e che perché eh, durante la maternità con un gruppo di ricercatori spagnoli abbiamo deciso di formare, di creare un'associazione di ricercatori spagnoli in Italia se, seguendo la, le orme di altre associazioni spagnoli tipo per esempio in Germania, negli States e in Regno Unito. E abbiamo lavorato per questo e nel febbraio 2016 si è registrata ufficialmente questa associazione, sempre febbraio. E con questa associazione abbiamo fatto tantissime cose. Prima della pandemia facevamo un convegno annuale di tematiche abbastanza trasversali perché comunque siamo ricercatori. E ricercatrici di diverse aree della conoscenza, per cui, per esempio, qua un convegno abbiamo fatto sulla ricerca e innovazione responsabili. Pure facciamo delle cose nell'ambito della donna nella scienza. L'anno scorso abbiamo fatto un'attività, un incontro con Ilaria Capua, che conoscete tutti, e Pilara Guard, una ricercatrice spagnola nella Commissione Europea. E in se eh, sempre in questo ambito facciamo delle attività nelle scuole. Io, ieri, sono stata a scuola delle mie figlie a parlare di donna scienza. Anzi, come ha detto, cioè, abbiamo fatto pure questa attività, come ha detto Paola Rodari, di Draw a Scientist. E devo dire che effettivamente due bambini ci hanno disegnato dei scienziati pazzi con Frankenstein, è stato un po'. In cui tanti insomma, non sapevo neanche bene come, come reagire. Devo dire che lo abbiamo fatto nelle scuole, cioè nelle classi più dei più piccoli, questa cosa di Drogo Scientist. Per cui quasi tutte le bambine hanno disegnato donne, soprattutto perché stavo lì, per cui mi hanno disegnato direttamente a me molti di loro. Qua c'è stata una foto in cui siamo anche nella residenza, de, residenza dell'ambasciatore spagnolo a Gianicolo, perché collaboriamo parecchio con l'ufficio culturale scientifico dell'ambasciata spagnola in Italia, anche con lo istituto Cervantes della lingua, insomma facciamo parecchie cose. Poi semplicemente volevo mettere una ultima diapositiva perché, perché per chiudere un po' il cerchio, perché a parte. De, che attualmente sto lavorando su quel progetto sul e Sto lavorando pure su un altro progetto. Sono la responsabile italiana del progetto bilaterale con del CNR con la Polonia. E come vedrete, nel titolo c'è sta functional and structural che sono due parole che stavano pure nel titolo della mia tesi dottorale. Non solo quello, a parte che sto, questo progetto lo sto portando avanti anche con la collaborazione dell'Università Sapienza, il Dipartimento di Biochimica, dove, fatto, dove ho fatto l'Erasmus. Niente, io spero cioè, che vi sia sembrata interessante questa mia presentazione. Volevo semplicemente eh, ringraziare tutti e anche finire con una frase che ho incontrato nella. Diciamo alla fine della mia tesi dottorale, io non mi ricordavo di averla scritta, ma l'ho rivista La possibilità di realizzare un sogno è ciò che rende la vita interessante di Paolo Coello E allora la vita è, allora, non è sempre facile, no, non viene tutto come noi vogliamo. allora Ma secondo me è importante eh, mantenere un po' l'illusione che uno ha, no? Dell'inizio, perché veramente se non ci abbiamo illusioni, non ci abbiamo sogni, la vita può diventare molto, molto noiosa. Grazie.